In questi casi ai cittadini magari può anche interessare poco la tutela dell'ambiente, nel senso che a loro interessa che la strada venga aperta. Un binomio che Bravissimo. non sempre riesce ad andare bene. I cittadini devono sapere che gli errori che facciamo oggi li paghiamo poi in un prossimo futuro. Li pagano loro, li paghiamo noi e le prossime generazioni. Per cui non si deve mai dissociare l'aspetto ambientale da quello economico, perché l'ambiente oggi è un elemento fondamentale di economia a livello globale, ma soprattutto nel nostro paese, che non a caso è considerato il bel paese per le tante ricchezze naturali e storiche, quindi un patrimonio che noi dobbiamo preservare gelosamente, anche per mere ragioni economiche. Su questa vicenda, come Lega Ambiente, che cosa chiedete? Se il danno è stato fatto, in parte è irreversibile. A questo punto bisogna mettere in sicurezza, bisogna intervenire nel migliore modo possibile. Poi, magari a posteriori, appena fatto il grosso dei lavori, si potrà intervenire con tecniche riparative, no? Dal punto di vista geologico, dal punto di vista ambientale, capire cosa fare. Intanto bisogna rimuovere immediatamente i detriti dalla strada, riaprire la strada.